in alcuni enti, perché troppi verbali in cui tutto è a posto, troppe cose dove tutto è a posto, vuol dire che su alcune cose qualche volta ci andiamo, ci prendiamo il nostro amico Balsamo con cui abbiamo questo progetto Questo scambio comune. E andiamo a controllare veramente che succede, quanti sono i presenti, se qualche ragazzo spunta presente più corsi e non è magari nessuno, e c'è tutta una serie di cose che sembrano, diciamo, impensabili, ma che invece costituiscono la realtà di una parte della formazione siciliana. Naturalmente ci sarà anche una svolta notevole negli enti che possono fare formazione, diciamo, obbligo scolastico, c'è l'obbligo formativo, perché lì saremo molto più severi che per gli altri corsi. Non si può pensare che l'obbligo formativo venga svolto in modo così saltuario, così incerto, con corsi che comincia una classe, le seconde e terza classe non si fanno, cioè voglio dire tutta una serie di cose che fanno pensare a una gestione per buona parte non corretta di questo. È chiaro che tutti quelli che non hanno in passato completato il triennio di corsi per cui sono stati autorizzati saranno tutti esclusi, anche lì sarà un altro ragionamento, anche lì rimarranno pochi enti, quelli che hanno i locali, che hanno i laboratori, che hanno gli insegnanti assunti, che hanno un programma formativo che sia abbastanza vicino a quello che dà la scuola dell'obbligo, dove rivedremo anche le indicazioni, nel senso che un ragazzo di 15 anni, di 14 anni, di 15 anni, di 16 anni deve formarsi veramente, non può imparare solo a fare l'operatore del benessere, deve imparare anche a capire chi era anche Giacomo Leopardi. Perché la formazione o studiare l'algebra, insomma. Perché la formazione di un quindicenne è una formazione più complessiva che non può essere finalizzata solo a imparare un mestiere qualsiasi. Non può essere quella sostitutiva dell'obbligo scolastico. Vi do la parola a Nelli, che ha molte più rivelazioni di me, che ha fatto veramente insieme alla dottoressa Corsello e al suo gabinetto, hanno fatto uno splendido lavoro, per cui io lo ringrazio. Ancora è poco rispetto alle mie. Sì, adesso vediamo. Allora, chiaramente ci sono alcuni problemi poi che hanno polemiche, che stanno riguardando l'avviso 20. Guardate, qui nessuno vuole accusare nessuno, quindi non siamo qui per fare i processi popolari, eccetera. Io ci tengo a precisarlo, assessori che si lamentano, dirigenti, ex direttori che si lamentano, non ci interessa tutto questo. A noi interessa un dato amaro, che l'impegno, praticamente le somme relative al bando all'avviso 20 non erano presenti nel bilancio pluriennale, era un po' come quella cassa integrazione che ci chiedeva Orlando per 4 anni, vi capite? Dove praticamente chissà, se noi avessimo firmato quell'accordo, per esempio, non sapevamo l'anno prossimo se c'erano i soldi per intero. Per cui è stato fatto un bando, probabilmente si pensava che credo che sia stato fatto completamente in buona fede, ma in realtà non c'è copertura contabile per l'avviso 20 per quest'anno e per l'anno prossimo. E quindi stiamo rivedendo tutta la strategia, nel senso che dobbiamo anche, Nelle vi spiegherà, dobbiamo rendere possibili una serie di operazioni, ma che determinano un nuovo bando, per cui l'esperienza del governo deve essere conclusa. Su questo darò la parola a Nea, su che cosa sono stati fatti questi corsi.
ma anche se erano fatte per legge. No. Energia in senso così, sai quando questi corsi della serie quando dici sono dici mi permetti una buona energia, no? Operatori del benessere, energia di quella positiva che ti rilassi. E allora di fronte di mare molto poco. E allora il per cui il al di là di questo noi abbiamo, non ci sono i soldi per pagarli. Questo è chiaro quello che c'è per il prossimo anno e l'anno ancora. Fatto questi dovranno ovviamente essere andati perché sono il divieto della legge 10 che proibisce anche il DC di assumere impegni spesa laddove non ci sia copertura finanziaria, per cui si compare la formazione, ma significa che la formazione è come base e soprattutto si va per finanziare. I corsi che abbiamo a disposizione nel 2013. Per il... Non ci abbiamo fondi che non abbiamo. Per quanto avete? Adesso me ne parlerà l'assessore. Quindi questa è, volevo, ci temevo a dire, a precisare che quindi l'assessore ieri non ha lanciato accuse nei confronti di nessuno, ha rilevato semplicemente un dato che era è facile da verificare sul piano contabile, che non c'era copertura su quei corsi. Noi stiamo cercando di salvare la formazione, stiamo cercando e soprattutto dobbiamo salvare i lavoratori. Chiaramente verifica rispetto alle assunzioni dei lavoratori, rispetto ai loro contratti, perché non può essere considerato un operatore della formazione, per intenderci, una persona a cui si fa un contratto occasionale di prestazione dell'opera, qualsiasi. E per la formazione di stabilimento di lavoro, la formazione, io un altro vengo incaricato occasionalmente a fare un corso di 15 giorni, non è che sono stabile della formazione, per cui nei numeri che ci hanno dato i dipendenti è chiaro che l'autore prima ancora di ma soprattutto cominciamo veramente a proteggerli facendoli stare con enti che pagano regolarmente, che pagano con costi che sono quelli esattamente per i dai contratti degli insegnanti nella scuola pubblica e dovranno in futuro essere assunti con la modalità in cui vengono assunti i lavoratori che lavorano nella scuola pubblica. Gli si chiedono contratti annuali sulla base dei gradatori dell'ispettorato scolastico per il futuro. Per adesso noi stiamo mettendo sull'esistente e adesso do la parola a Nelly che avrà molte ma molte cose di me da dire. Sì, e allora solo per va bene. Allora, partiamo intanto da un po' di numeri. Il numero degli enti finanziati sull'avviso 20 sono 196. Il numero dei corsi finanziati sono 3.143. I corsi attivati sono 2.800. Il numero dei corsi per il quale era prevista la premialità in quanto attinenti a settori prioritari come l'energia sono 250, pari all'8% del totale dei corsi. Quindi diciamo che c'era poco di innovativo. L'8% sul totale dei corsi attivati. 250 corsi. Ora, come cita l'articolo 4, ciascun pacchetto potrà essere oggetto di revisioni nel successivo 2013-2014, a condizione
sia necessaria copertura finanziaria a valere sul POSE e sul bilancio per l'esercizio dei riferimenti. Quindi quello che è emerso in questi giorni è che l'avviso 20, pur premi, non aveva la copertura finanziaria per gli anni. La copertura finanziaria era prevista solo per il primo anno, nello specifico 86 milioni di euro. È chiaro che era indubbio se si era previsto un modo per dare continuità a questo avviso. E mi è piaciuto un modo un po' poco lineare, poco corretto. E comunque un modo che non aveva nulla a che fare con quelle che erano le misure dell'avviso 20. Noi infatti abbiamo già predisposto l'avvio di nuovi bandi e nuovi corsi di formazione sul piano giovani, che prevede delle misure totalmente diverse da quelle dell'avviso 20. Cioè non è facilmente trasportabile, così come diciamo è stato detto nelle ultime ore. E non intendiamo assolutamente fare giochi di magia noi per renderlo facilmente trasportabile. Tanto vale rifare ex novo i bandi e riscriverli e fare qualcosa di lineare e di nuovo. Perché vedete, da ieri è finita un'era. La nuova formazione, che è la formazione che stiamo immaginando noi, è una formazione intanto che guarda ai lavoratori, ai giovani e agli enti. E non solo agli enti come si è fatto in tutti questi anni. Ed è una formazione che partirà, infatti noi già nei prossimi giorni convocheremo uno dei primi sottotavoli che abbiamo presentato venerdì scorso, a questo grande tavolo per avviare la riforma sulla professione, la riforma sulla formazione professionale, e un tavolo per capire quali sono i fabbisogni del nostro territorio e costruire liberamente una formazione che guardi ai giovani e che guardi a dei modelli innovativi. Con l'apprendistato, anche perché, ecco, e qua vi do un'altra chicca. Il terzo anno non poteva essere assolutamente fatto sulla nuova programmazione, perché per fortuna la nuova programmazione sarà basata per il 60%, se non forse anche di più, sull'apprendistato, che non ha nulla a che fare con l'avviso 20, che non è basato sull'apprendistato. Quindi dico, non è che sono spariti i soldi, questo lo voglio ripetere, non ci sono mai stati. Questa prima riforma, ecco, parte anche dalla riforma dell'accreditamento. Anche questo lo presenteremo la prossima settimana. Dire il vero è, diciamo, pronto, ce l'abbiamo anche qua. Ma ci sembra doveroso e corretto fare un passaggio con questo tavolo che abbiamo appunto istituito per condividerlo con loro. Un accreditamento nuovo, molto restrittivo, molto rigido anche sotto certi aspetti. Un accreditamento che vede diverse misure, tra cui appunto l'OIF. E abbiamo anche in questo caso sentito gli enti, ed è un accreditamento che deve essere specifico, cioè chi fa OIF deve fare solo OIF, chi fa formazione di base deve fare solo formazione di base. Tutto quello che ne stiamo facendo è comunque a tutela dei lavoratori. L'avviso 20 si concluderà il primo anno, si concluderà intorno a luglio, super giù, perché in verità dovrebbe concludersi il 7 giugno, ma visti i ritardi slitterà probabilmente anche fino al 30 luglio, e stiamo già cercando di fare in modo che a quella scadenza possano partire dei corsi di riqualificazione per tutto il personale della formazione professionale, per renderlo anche diciamo maggiormente vicino, ecco, competitivo, ecco, a quello che sarà appunto la nuova formazione. Un altro passaggio, anche questo è un disegno di legge già pronto, che anche, abbiamo anche questo qua, ma anche questo lo presenteremo al tavolo prima, e prevede l'anagrafe scolastica. Sapete bene che in Sicilia non c'è l'anagrafe scolastica, e per parlare di OIF, per parlare di obbligo scolastico, non si può che partire prima da questo. Infine, sappiamo tutti che l'amministrazione ha avuto anche delle responsabilità in molti casi, soprattutto per quanto riguarda il ritardo dei pagamenti. E istituiremo un ufficio stralcio incardinato nel Dipartimento all'Istruzione e alla Formazione, e che si occuperà appunto di tutti i pagamenti pregressi, che vanno alcuni anche dal 1998, per lo più partono comunque dal 2002, e si occuperà solo di questo. E prevediamo sui tempi, magari appunto poi questo lo rivediamo. Io ci voglio... perdoneranno, visto che sono dal 1998, sì. Se ci impiegate qualche mese non credo che si arrabbieranno.